Buon pomeriggio, 18 e 31, siccome siamo con i matematici siamo puntuali. Benvenuti, grazie di essere qui, questo è l'incontro numero 3 di matematici al lavoro, poi la prossima settimana ci sarà l'incontro conclusivo, sempre di giovedì, sempre alle 18:30, è un ciclo di racconti che porta appunto matematici e matematiche in carne ed ossa, cerchiamo di capire da loro anche come ognuno di loro racconta e ci racconta il modo di lavorare di un matematico, in quanti modi si può declinare la passione per la matematica e a curare, a organizzare, a pensare questi incontri sono stati naturalmente un po' di matematici che vorrei salutare: Ciro Ciliberto, presidente dell'Unione Matematica Italiana, Roberto Natalini, che dirige l'Istituto per l'applicazione del calcolo del CNR, Luigi Civalleri, che tra l'altro è il coordinatore scientifico, anzi non c'è ancora, ma insomma, della mostra che è qui aperta a Palazzo delle Esposizioni. Per chi non l'avesse vista, ancora un po' di tempo c'è perché si chiuderà il 31 maggio prossimo. La mostra si chiama Numeri, tutto quello che conta da zero a infinito. E noi oggi conteremo, racconteremo, ascolteremo storie di numeri. E come in tutte le storie che funzionano, quelle che hanno la trama giusta, che ci tengono legate al testo, oggi è la giornata del libro, della lettura, quindi siamo sul pezzo, come si dice, come tutte le storie abbiamo scelto dei personaggi ad alta personalità, numeri con forte personalità, per così dire. Quindi cominceremo parlando dei celeberrimi numeri primi e poi parleremo di numeri che ci hanno, come dire, messo radicalmente in discussione il nostro rapporto diretto e familiare con i numeri, no? Che ci hanno aiutato ad no, che hanno aiutato i matematici ad esplorare nuovi territori, a scoprire anche nuove forme della geometria. Ma di tutto questo parleremo tra poco, perché vorrei farvi conoscere i narratori di oggi. Buon pomeriggio, Enrico Arbarello. Matematico, non mi ha voluto dire in che altro modo presentarlo, matematico dell'Università La Sapienza di Roma. Socio dell'Accademia dei Lincei, molte altre cose ancora, ma vorrei ricordarne una che non è una cosa minore, una cosa importante, che mi permette anche di ricordare la grande didatta della matematica che proprio esattamente un anno fa è morta, Emma Castelnuovo, che è stata la sua insegnante. Arbarello, perché lei, quando ci siamo incontrati, mi ha detto che Emma Castelnuovo non amava. Sì, ma quando si fanno le cose pubbliche ci si dà del lei. Altrimenti si pensa che ci siamo messi d'accordo, che abbiamo fatto. È difficile avere l'ultima parola, però ci provo. Allora, quando ci siamo incontrati, professor Arbarello, lei mi ha detto che Emma Castelnuovo non amava dare nomi alle cose. Cosa c'è di brutto nel dare quando si insegna nomi alle cose in matematica? Della definizione funziona questa parte, mi sembra di non bene. Funziona adesso, sì. L'errore comune che si fa molto spesso quando si insegna matematica è dare delle definizioni. Nomi alle cose vuol dire dare delle definizioni. Le definizioni sono l'ultima cosa che bisogna dare in matematica, sono una cosa che si fa per semplificare, semplicemente perché noi abbiamo dei nomi per distinguerci, diciamo. A un certo punto uno non ce la fa più, deve dare un nome a una cosa perché l'ha vista talmente tante. Devi dritti e dritto sul microfono. Dico che uno non ce la fa più quando ha visto tante volte una cosa, gli deve dare un nome, ma è solo dopo che l'ha vista tante volte che uno gli dà un nome. È solo quando uno l'ha imparata a conoscere, quando uno l'ha vista in varie forme, eccetera, uno allora è stufo e gli dà un nome. Questo era il procedimento di Emma Castelnuovo. Quindi non, insomma, l'ellisse, il cerchio, solo quando li dovevamo distinguere. Però poi dopo ci faceva vedere che in fondo anche era uguale a quella che noi non sapevamo come si chiamava, ma che era molto simile anche a un'iperbole, una parabola, che c'erano ragioni per cui, insomma, appartenevano a una stessa famiglia. Poi alla fine sì, si semplificava, gli si dava dei nomi. Ecco, prima parlando di, ricordando Emma Castelnuovo, dicevamo, insomma, se ne parla tanto, però poi i suoi libri Zero. Non sono non stati sono. adottati. I libri che vengono adottati alle medie sono imbarazzanti, sì. Quindi andrebbero. Sempre a proposito di passione, insegnamento della matematica, di testa dei matematici, sempre quando ci siamo incontrati per preparare questo nostro incontro, allora Enrico Arbarello ha provato a spiegarmi
come intendeva il lavoro del matematico, ed è partito da Velázquez, che notoriamente è un grande pittore ma non è un matematico. Allora cosa c'entra? No, mi riferisco, non so, appena ha cominciato a parlare ha detto siamo, incominciamo puntuali perché siamo tra matematici, eccetera. Ecco, questo è l'equivoco. Okay. L'equivoco è esattamente questo, che non, quella lì è la parte inessenziale, l'esattezza, cioè viene, posso spiegare dove, quando è che viene, ma prima di tutto molti di noi, non tutti, perché molti di noi fanno una matematica molto bella che è applicata e che forse è più simile all'attività di un fisico, e che è un'attività essenziale, che è anche di grande ispirazione per la matematica. Quelli che fanno la matematica del tipo di quella che faccio io e tanti altri, non ha nulla a che fare con la realtà, non è che la realtà ci interessi poi moltissimo, diciamo. Anche se proviene dalla realtà. Però la nostra motivazione è la bellezza, è perché è bella, la facciamo perché è bella. E quando la facciamo passiamo il 90% del nostro tempo a dire delle stupidaggini, a fare degli errori, a provare, ed è per questo che dico è un'attività più simile a quella artistica che a quella dello scienziato. È un'attività fatta, cioè, ma non è dissimile da quella di un pittore, ci guida la passione per la bellezza, proviamo, riproviamo, impasticciamo, molto spesso alla fine della giornata non abbiamo fatto nulla, e l'unica cosa è che mentre un pittore, è sempre difficile il distacco dalla propria opera, ma mentre un pittore, per un pittore è più difficile il distacco dalla propria opera, perché deve decidere quando è che è finita, quando è che è bella. Per un matematico, in quel momento, quando uno pensa forse, e magari si sbaglia, di avere qualche cosa nelle proprie mani, di avere fatto qualche cosa di bello, in quel momento lì incomincia la parte, per così dire, del matematico preciso, della parte logica, la parte veramente deduttiva. Ed è una parte anche dolorosa, perché uno cerca di distruggere la propria opera, cerca di dire, ma no, ho detto delle stupidaggini, no, qui c'è un errore, eccetera, eccetera. Molto spesso poi uno ci riesce. E se uno magari non ci riesce, allora quello è il momento in cui dice sì, ho fatto qualche cosa. Però è una fase diversa da quella in cui uno sta facendo matematica. E ci torneremo su questo perché, anzi ci tornerà Arbarello su questo, su questa passione, su questo piacere, su questo qualcosa invece di diverso dall'elemento dell'intuizione, della creatività, che però è quello che poi è importante anche per valutare il lavoro svolto. Buon pomeriggio Francesco Pappalardi. Buon pomeriggio. Insegna algebra all'Università Roma 3, per presentarlo, per provare a far raccontare anche lui uno dei tanti modi per raccontare la passione dei matematici per la matematica, mi è venuto quando scrivendogli nei giorni scorsi mi ha risposto dicendo non posso fare questa cosa per te subito perché sono a Praia, capitale di Capo Verde. Sì, del Capo Verde. Di fronte alle coste del Senegal, era a Praia per una scuola di matematica e allora sono andata sul sito. Può far vedere la pagina che ho trovato sul sito? Sono andata sul sito di Francesco Pappalardi, adesso tra un po' lo vedrete, spero. E, c'è un piccolo link nascosto, ecco, l'avevamo preso. Ecco qui. Allora, qui... Ecco, racconti lei che cosa c'è, Capo Verde, ma dunque, Kurdistan, questi Nepal, sono, Macedonia. Sono reso conto delle missioni che ho effettuato in parte per conto di questa organizzazione di cui sono membro, è un centro UNESCO, che è il Centro Internazionale di Matematica Pura Applicata, che organizza varie attività in paesi in via di sviluppo. E, insomma, qui ci sono un po' i racconti delle varie cose. Quello a cui lei si riferiva era appunto l'ultimo che ha avuto luogo la settimana scorsa a Capo Verde. Quanto mondo, non si sente manco? Non si sente? Quanto mondo ha visto grazie alla matematica Francesco Pappalardi, e non per andare, e non solo per andare a grandi, importanti congressi di matematica. Vorrei, adesso poi entriamo poi nel vivo dei nostri racconti, vorrei solo che facesse vedere delle foto, perché mentre aprivo questo sito e guardavo queste foto pensavo che in questi mesi noi guardiamo foto di ragazzi e ragazze africane solo sopravvissuti ai naufragi o relativi alla tragedia che stanno vivendo. Queste sono foto di matematici, di giovani matematici, solo, prendiamone una, ecco qua, questa è la scuola di matematica
è andato a insegnare. Ok. Sì, questa qui è la scuola di Praia. Mm-hmm. Dunque ci sono circa una trentina di matematici, di cui due terzi sono del Capo Verde e gli altri sono di altri paesi, insomma, della zona. Nella fattispecie questa era una situazione un po' particolare, siamo riusciti a portare solo studenti dalla Costa d'Avorio e dal Senegal. Sono bravi? Insomma, ci sono livelli molto diversi. Ad esempio nel Senegal c'è un istituto che si chiama AIMS, Australian Institute of Mathematical Sciences, dove ci sono insomma, molti studenti, c'è un po' il meglio delle promesse matematiche africane. Quindi gli studenti del Senegal, che poi erano studenti del Senegal, ma nessuno era senegalese, c'erano Madagascar, Mali, Togo. E poi insomma, io ho visto che nei prossimi viaggi, Cambogia, Vietnam, insomma un po' in tutto il mondo, insomma questa è un'altra delle facce della passione per la matematica con cui volevo presentare Francesco Pappalardi. Allora entriamo invece nel racconto di oggi, sono storie di numeri come dicevo prima e partiamo da una classe di numeri che è celeberrima, è popolare anche tra chi non è un matematico e per cui vengono usati degli aggettivi che di solito non vengono usati nella scienza, no? Enigmatici, misteriosi, sexy, attrattivi. E nonostante su questi numeri si stiano rompendo le corna, per così dire, da secoli, più grandi menti, alcune tra le menti più brillanti del Homo sapiens, sono anche molto popolari tra chi non matematico non è. E parliamo dei numeri primi. Allora, prima di lasciarle il microfono, ci può ricordare cosa sono i numeri, chi sono e cosa sono i numeri primi? Dunque, i numeri primi, insomma, sono numeri un po', molti sanno che cosa sono i numeri primi, quindi no. Penso che questa... No, diciamolo, meglio. No, poi magari lo chiedono a me, sarebbe un po' più in difficoltà. Allora, i numeri primi sono numeri più grandi di uno, che non si possono scrivere come il prodotto di altri numeri più piccoli, tranne che come uno per questi numeri. Insomma, non hanno divisori tranne se stessi e il numero uno. E il numero uno è un numero primo? No. E perché? C'è una ragione per cui uno non può essere considerato un numero primo. Questo è il teorema fondamentale dell'algebra, che ci dice che ogni numero si può scrivere come il prodotto dei numeri primi in modo unico. Se uno fosse un numero primo, questo teorema sarebbe falso, perché ad esempio uno si può scrivere come uno e come uno per uno. Quindi questi sono due modi diversi di scrivere uno come il prodotto di numeri primi. Questo noi, voglio dire... E quindi abbiamo preferito non considerarlo. Abbiamo preferito non considerarlo. È una decisione. È una decisione condivisa, sì. Ok, no. I matematici ridono, io... Francesco Pappalardi, adesso lei ci racconterà un po' di storie e di quali sono i grandi problemi che questi numeri così... affascinanti, enigmatici, che hanno dato titoli a romanzi, ricorderete forse il romanzo Fortunato di esordio di Paolo Giordano, La solitudine dei numeri primi, che compaiono nei film come In Contact ed altro, sono poi un campo di indagine, di ricerca di grandi matematici da un bel po' di tempo. Quindi che cosa ci racconterà? Allora io ho preparato queste slides per aiutarmi. Ce le deve raccontare come se avessimo 3 anni, eh? Sì, sì. Ok. Va bene, dunque questa prima slide è il titolo. Contiene un po' questa definizione della parola congettura e la parola ipotesi, che io, lo confesso, ho semplicemente copiato da Wikipedia. Insomma, c'è una grande differenza tra queste due parole, ipotesi e congettura, che appunto qui spiegato. Adesso, diciamo, vorrei arrivare a parlare di una congettura che è talmente importante, talmente fondamentale, talmente miliare, che è stata innalzata al ruolo di ipotesi. Questa è l'ipotesi di Riemann. Vorrei provare a spiegare senza la matematica l'ipotesi di Riemann. Questo non so se ci riuscirò, però prima di fare questo... Forse l'ho girato? Forse devo accendere? Ok. Si accende di fianco. Se no
però ci facciamo aiutare. No, ma io questo. Si accende di fianco. No, di... no, ma adesso ci aiutano, cioè viene. Ok. Okay. Allora, prima di fare questo vorrei citare alcune congetture. Congetture nel senso, in questo senso, nel senso di un'affermazione, un giudizio fondato sull'intuito, ritenuto molto probabilmente vero, ma senza dimostrazione. Allora, questa è una delle congetture insomma, più famose, c'è anche il libro che citava, insomma, evoca questa congettura, e che ci sono infiniti numeri primi con questa proprietà, che P è P più 2 è ancora primo. Qui ne abbiamo degli esempi, numeri primi e i loro gemelli, c'è un gemello più piccolo, un gemello più grande, dai più piccoli a quelli molto più grandi. Questo è un problema al quale non sappiamo dare una dimostrazione. Cosa sono i gemelli, i primi gemelli? I primi gemelli sono primi, tali che, allora qua, sono numeri primi P, tali che quando sommo 2 è ancora un numero primo, e questi sono tutti questi esempi, no? 3 più 2 fa 5, è ancora un numero primo, 11 più 3 fa 13, 17, 19, poi se vogliamo questi sono... Sono altri esempi, un po' meno. Quindi sono gemelli meno perché sono vicini. Sono gemelli nel senso che sono vicini, che uno dista dall'altro due. Okay. Poi c'è un'altra congettura anche molto famosa, la congettura di Goldbach, che ha a che fare con i numeri primi, che dice che ogni numero pari si può scrivere come la somma di due numeri primi. Qui ci sono degli. Questa era una lettera che Goldbach aveva scritto all'editore del giornale Krell, che è un giornale che ancora si pubblica, molto, molto famoso, molto prestigioso. Questi sono degli esempi di scrivere, del modo di scrivere alcuni numeri pari come somma di due numeri primi. Di nuovo, questa è una cosa molto facile da capire, ma non la sappiamo dimostrare. Questa è un'altra congettura, forse un po' meno nota. Questo è Hardy, una foto di Hardy. Hardy ha scritto un libro che si chiama Apologia di un matematico, che questo un libro gira. Bellissimo anche per me che non sono una matematica, si capisce tutto. Tra le sue affermazioni senza dimostrazione c'è questa, che esistono infiniti numeri primi, P, tale che quando uno si sottrae 1 ottiene un quadrato perfetto. Quindi vedete, se voi prendete 5 e sottraete 1 ottenete 4, che appunto è un quadrato, è 2 al quadrato, 17 meno 1 è 16, e 4 al quadrato e così via. Questi sono tanti esempi. Hardy sostiene che questi sono infiniti, ma non lo sappiamo dimostrare. Questa è un'altra congettura anche sempre meno famosa. Questa è la congettura di Artin, una congettura a cui io sono particolarmente legato, perché la mia ricerca ha a che fare, insomma, gravita intorno a questa congettura. Scusate, questo. E questa congettura dice questo, che se uno prende un numero primo e poi prende la frazione 1 suddiviso il numero primo, allora sappiamo che questo è un numero con la virgola ed è un numero periodico. Quindi quando uno scrive questa cosa ci sta un certo periodo e poi questo periodo si ripete. Questo forse si ricorda dei tempi di scuola, no? I numeri razionali sono numeri con la virgola e hanno un periodo. E la congettura di Artin dice che ci sono infiniti numeri primi, tali che la lunghezza di questo periodo esattamente π-1, quindi questi sono esempi, un settimo la lunghezza del periodo è 6, un diciassettesimo la lunghezza del periodo è 16, un diciannovesimo la lunghezza del periodo è 18. Questo non lo sappiamo dimostrare, ma ce ne sono tanti di esempi di numeri pensiamo, che hanno questo problema. È vero, ma non lo sappiamo dimostrare. Esatto. E poi c'è un'altra di congettura, che è l'ipotesi di Riemann. Questa è veramente una congettura importante, le altre sono importanti, interessanti, forse facili da spiegare, se uno ha la pazienza di seguire la spiegazione. Questa è un pochino più complicata da spiegare, però io voglio provare a spiegare anche questa a un non matematico, con un po' di pazienza per ascoltare la mia spiegazione. Questo è Riemann, matematico tedesco che è morto a Selasca, in Italia, credo sia provincia di Verbania, è morto di tubercolosi, il dottore l'aveva spedito in Italia perché lì c'era il tempo buono, invece questo non è bastato purtroppo. La congettura di Riemann, ipotesi di Riemann,
ha a che fare con questa funzione che è quella che noi chiamiamo la funzione numeratrice dei numeri primi. Allora, non voglio nemmeno dire che cos'è una funzione, è comunque pi greco di 10 è 4, semplicemente perché i numeri primi fino a 10 sono 4, infatti sono quelli che vedete lì scritti, forse io posso anche guardare qui, sì. Solo che se faccio così non si vede. I numeri primi, allora, i numeri primi fino a 10 sono 2, 3, 5, 7, quindi ce ne sono 4, ci sono 25 numeri primi fino a 100, che sono quelli che vedete qui elencati, fino a 1000 ce ne sono 168, scusate, qui c'è un errore perché fino a 10 alla 5 ce ne sono 104.729, fino a 10 alla 24 c'è questo numero così grande di numeri primi, cioè questa funzione è una funzione che conta i numeri primi, okay? Allora, come tutte le funzioni, si possono fare grafici. Questo è il grafico della funzione, vedete che è una funzione che cresce, questi sono alcuni valori. Adesso, se voi pensate all'ultima riga, questo è, mi sembra questa 10 alla 24, ora calcolare quanti sono tutti i numeri primi fino a 10 alla 24, questo non è semplice, non è affatto semplice. Diciamo che ci sono degli autori di questo calcolo ha dei nomi a cui attribuire il calcolo. Quindi abbiamo questi grafici qui. Allora, l'ipotesi di Riemann si occupa appunto di calcolare il valore di questa funzione, cioè di approssimarla, di cercare di calcolarla il più ottimamente possibile. La storia di questa funzione comincia qui a Roma. Questa è una slide che io, quando vado a parlare di numeri primi agli studenti in giro per il mondo, mostro sempre. Gli ho detto: guardate, la storia comincia a Roma. Questo quadro alla... Non è vero, comunque questo quadro è a Roma, è ai Musei Vaticani, e qui c'è Euclide d'Alessandria. Probabilmente Euclide qui si sta occupando di geometria, però io faccio finta che si stia occupando di numeri primi. E uno dei teoremi attribuiti a Euclide appunto è l'esistenza di infiniti numeri primi, che si può tradurre dicendo che questa funzione diverge, oppure non si può tradurre, insomma possiamo anche non tradurlo. Comunque è chiaro quello che ha dimostrato Euclide: esistono infiniti numeri primi, quindi questo è il punto di partenza. Questi sono altri grandi contaprimi della storia, Eratostene di Cirene. Perché il problema è contarli, i numeri primi. Il problema è contarli. Ci stiamo, diciamo... Tutto lì, insomma. È tutto lì, il problema è tutto lì, è contarli e calcolare la funzione pi greco di x, cioè contarli. Allora, questi sono famosi contaprimi, Eratostene di Cirene, questo diciamo è la mia personale lista di contaprimi. Poi abbiamo Leonardo Eulero, un altro famosissimo contaprimi, quasi suo contemporaneo Adrien-Marie Legendre. Voi vedete sotto, qui sotto c'è pi greco e circa, lì c'è un'altra funzione, lì c'è un logaritmo. Adesso non mi interessa dire che cos'è un logaritmo, forse molti lo sanno che cos'è un logaritmo. Comunque diciamo che questo è un primo esempio nella storia di un'approssimazione. Nei suoi scritti Legendre ha detto che un modo possibile per approssimare la funzione che conta i numeri primi è x diviso il logaritmo di x, che è un'altra funzione. Non diciamo che cos'è, però è molto facile da calcolare. Okay? Poi abbiamo sulla fiducia. Poi abbiamo il contributo di Chebyshev, matematico russo, in realtà però lavorava in Ucraina, e poi il grande Gauss, che anche lui ha fatto una proposta della sua approssimazione. Adesso vedete l'approssimazione fornita da Gauss contiene questo simbolo, un integrale, poi di nuovo c'è il logaritmo, quindi voglio dire è un'altra funzione ancora, ancora di nuovo non diciamo che cos'è quest'altra funzione, però è molto facile da calcolare. Allora, in che senso è molto facile da calcolare? Nel senso che un computer lo fa in un attimo, e qui in questo elenco ho messo qui x, ho messo i numeri primi fino a x, quindi fino a 100 ci sono 25 numeri primi, fino a 1000 ce ne sono 168 e così via. Questa era l'approssimazione proposta da Gauss e questa è l'approssimazione proposta da Legendre.
Adesso, quando uno le vede così accanto, si rende conto che Gauss ci aveva azzeccato di più. Indubbiamente quella di Legendre forse è corretta, nel senso che forse la prima cifra e il numero di cifre è lo stesso per questa funzione che è il nostro oggetto di desiderio e questa approssimazione di Legendre. Però a partire dalla seconda cifra, diciamo, già c'è uno scostamento, così così. Mentre invece quando uno pensa all'approssimazione di Gauss, e qui è scritta l'approssimazione di Gauss, beh, succede una cosa fantastica qui. La cosa fantastica che succede è che la prima metà delle cifre significative sono le stesse. Questa è una cosa incredibile. Gauss scrive nei suoi scritti che lui questa cosa in realtà l'ha pensata quando era giovane, quindi stiamo parlando intorno tra gli 8 e i 10 anni, e lui quando era malato in realtà si intratteneva calcolando parecchi numeri primi ed era giunto alla conclusione che questa dovesse essere l'approssimazione giusta, ma io sono certo che non ha mai avuto accesso a queste formule qua. Queste formule qua richiedono calcoli molto complicati. Ebbene, comunque, oggi più li calcoliamo e più ci rendiamo conto che l'approssimazione di Gauss è un'ottima approssimazione. E questa ottima approssimazione noi la spieghiamo dicendo che la prima metà delle cifre sono le stesse. Questa è l'ipotesi di Riemann. L'ipotesi di Riemann è questa, che quando noi usiamo l'approssimazione di Gauss per contare i numeri primi, otteniamo un numero in cui la prima metà delle cifre più significative sono quelle esatte. Okay? Allora questo, voglio dire, è difficile da spiegare come la congettura dei primi gemelli, però si capisce. Vuol dire che i numeri primi si possono contare molto precisamente, nel senso che si può calcolare il loro numero per quanto riguarda la prima metà delle cifre significative molto rapidamente. Okay? Allora, questo è un altro modo per scrivere in matematichese l'ipotesi di Riemann, è che sostanzialmente se uno prende una colonna e sottrae l'altra colonna ottiene un numero molto più piccolo dell'ordine della radice quadrata, però non è importante, la cosa importante da capire è quanto è buona questa approssimazione. E l'idea rivoluzionaria nel suo articolo è quella appunto di usare numeri complessi. Nella sua formulazione in realtà non c'è questa formulazione, ma c'è una formulazione così che io ho scritto in modo provocativo, non voglio spiegare che cosa vuol dire questo, forse Enrico ci spiegherà che cosa sono i numeri complessi. Comunque la storia continua, questi sono grandi contaprimi dopo Riemann, l'unico che vorrei citare è quello a colori, insomma non è a caso, è a colori, e questo è Enrico Bombieri, che tra l'altro è un altro Enrico, ma i due Enrichi sono amici, no? Sì. Ed è l'unico italiano che ha mai vinto la medaglia Fields. Insomma, è un contaprimi anche lui. La sua ricerca si svolge nel campo della numerazione dei numeri primi, c'è un teorema del 1965, appunto il teorema di Bombieri-Vinogradov, che è fondamentale. Queste sono formule, ve le faccio vedere, magari uno ci potrebbe fare della carta da parati con queste formule, non lo so, comunque sono ad altissimo contenuto matematico. Questa formula qua si chiama l'equazione funzionale per la funzione z di Riemann, però ve la faccio vedere giusto così, come disegno. Voglio andare avanti, voglio tornare un po' indietro, voglio riprendere le congetture da cui sono partito. Voglio ricitare la congettura dei primi gemelli, cioè ci sono infiniti numeri primi, infinite coppie di numeri primi che distano 2, no? Questa è la congettura dei primi gemelli. Nel 2013, un paio d'anni fa, Yitan Zhang, matematico americano di origine cinese, tra l'altro sconosciuto diciamo nell'ambiente, se ne è venuto con una dimostrazione corretta e verificata molto rapidamente del fatto che, non della congettura dei primi gemelli, ma di questa che è un'approssimazione, cioè ha dimostrato che esistono infiniti P, tali che non se sommate 2, ma se sommate un numero minore di 70 milioni, anche quello è primo. Allora, voglio dire, 70 milioni è più grande di 2, però
questo, diciamo, ha creato il subbuglio nella comunità dei contaprimi, ha creato il subbuglio e ha creato una gronda corsa al miglioramento di questo risultato, al punto che si è creato quello che si chiama un progetto Polimat. Si tratta di un insieme di tanti matematici, ciascuno nel suo paese, che contribuisce a una dimostrazione attraverso spesso l'uso di computer, e quindi vedete quanti... Per accorciare l'intervallo. Per accorciare l'intervallo, quindi nel giro di un mese sono passati da 70 milioni a 60 mila, e poi insomma sempre di più, fino a quando... questo intervallo si è accorciato a 246, e lì, diciamo, il progetto si è esaurito. Usando sempre le idee di Zhang, sembra che siamo quasi al limite di queste idee di Zhang. Quindi, voglio dire, ci siamo molto avvicinati alla congettura dei primi geometri. Questo è successo 2 anni fa. Okay. Allora, questo progetto cooperativo internazionale verso la dimostrazione della congettura dei primi geometri è stato coordinato da un signore. Allora, questo è un breve CV, io voglio dire non lo commento, forse dovrei lasciarvi solo un paio di secondi per... ha cominciato la scuola a 7 anni, a 9 anni l'università, 10, 11, 12 anni medaglia alle Olimpiadi delle Matematiche Internazionali, 21 anni dottorato di ricerca, da 24 anni professore all'University of California, e a 31 anni, stiamo parlando di 8 anni fa mi sembra, a 31 anni Terry Tao ha vinto la medaglia Fields, che è appunto l'analogo del premio Nobel per la matematica, ed è oggi professore, sempre professore all'University of California, una persona poi molto alla mano, simpaticissimo, che appunto ha coordinato questo progetto cooperativo verso la dimostrazione dei primi gemelli. È così simpatico che se andiamo sul sito c'è una pagina dedicata a noi giornalisti soltanto, in cui dice qui trovate tutto, però io non faccio interviste perché ho altro a cui pensare. È molto esplicito, è molto... Almeno te lo spiega. Ok, quindi questo qui, diciamo, è quanto è successo molto recentemente sulla congettura dei primi gemelli. Congettura di Goldbach, vi ricordate? Ogni numero pari si può scrivere come la somma dei numeri primi. Questo è un libro, non so se lei l'ha letto. No. Dunque, questo è un libro che a me è piaciuto moltissimo. Zio Petros e la congettura di Goldbach. È la storia di due matematici, uno zio e un nipote, che si parlano a distanza di generazioni. Quindi insomma mi piace sempre citarlo questo. C'è un analogo per i numeri dispari della congettura di Goldbach. Chiaramente ogni numero pari non si può scrivere come 3 numeri primi, a meno che uno dei 3 numeri primi non sia 2, perché se uno somma 3 numeri primi non ottiene un numero pari, perché quasi tutti i numeri primi tranne 2 sono dispari, quindi se uno somma 3 numeri dispari ottiene un numero dispari, giusto? Okay. Però se uno considera un numero dispari, allora la domanda la può fare: è vero che tutti i numeri dispari si possono scrivere come la somma di 3 numeri primi? Questa è quella che si chiama la formulazione equivalente della congettura di Goldbach. Proprio un anno fa, questo è un matematico peruviano di origine tedesca, che parla 7-8 lingue, tutte con un accento, quindi non è dotato di lingua madre, ma le parla tutte le lingue. Quindi anche lui nel 2013 ha migliorato il risultato di Vinogradov. Vi ricordate Vinogradov? Ve l'ho citato come uno dei famosi contaprimi post Riemann, no? Vinogradov nel 1937 aveva dimostrato che ogni numero più grande di 3 alla 3 alla 15, 3 alla 3 alla 15 è un numero molto grande, considerate che il numero di particelle subatomiche dell'universo è nell'ordine di forse 2 alla 100, quindi 3 alla 3 alla 35 è molto molto grande. Per migliorare il risultato di Vinogradov e per dare una dimostrazione completa della congettura di Goldbach per i dispari abbiamo dovuto aspettare l'anno scorso,
due anni fa, e questo ragazzo. Questa è di nuovo l'ultima, questa è la mia ultima slide, l'ultima cosa che volevo citare. Allora, vi avevo accennato a questa congettura di Artin, che ci dice che esistono infiniti numeri primi, tale che la frazione 1 su P ha un periodo di lunghezza esattamente P meno 1. Ecco, l'ipotesi di Riemann implica la congettura di Artin. Cioè, se uno prende queste due congetture, congettura di Riemann e congettura di Artin, e si comporta come se qualcun altro magicamente da un'altra parte del mondo avesse fornito una dimostrazione dell'ipotesi di Riemann, e che quindi l'ipotesi di Riemann è un'ipotesi, nel senso è un'assunzione, allora utilizzando questa assunzione si può dimostrare la congettura di Artin. Adesso questa è una teoria di numeri, è una cosa che si fa spesso, l'ipotesi di Riemann è talmente importante che una frazione considerevole dei risultati la considera un'ipotesi e ne deduce altre proprietà. Ecco, questo era il mio racconto sui numeri primi. E la storia continua. Se ci ritroveremo fra due anni a fare un incontro simile, forse, chissà, potremo aggiungere ancora altre storie intorno alle congetture sui numeri primi. Enrico Arbarello, noi invece torniamo, ripartiamo dai numeri naturali? Sì, torniamo alle medie. Cioè, io quello che diciamo ho pensato di raccontare è una cosa dedicata alle persone che dicono: io di matematica non ci capisco niente. Questo è il nostro obiettivo. Come dicevo, è dedicato alle persone che dicono: io di matematica non ne capisco nulla, a persone che hanno lasciato, diciamo, quindi diciamo tutti i matematici che vedo, diciamo, perdono i loro che ci siete venuti a fare. Esattamente. Questa è la... Ed è diciamo, fatto anche con un pensiero a che cosa è, che ci sono sempre, diciamo, dei momenti in cui bisogna, diciamo, se uno pensa ai bambini delle medie, quello che imparano adesso, uno pensa che cosa imparavano i bambini di età simile 500 anni fa o 1000 anni fa, cioè, è impressionante quello che stanno imparando adesso. Beh, questo quindi fa capire che si può andare avanti, diciamo, e che questi scatti devono avvenire. Ecco, uno scatto, vari scatti, diciamo, ce li ho in mente. Diciamo, uno di questi credo che sia i numeri complessi che si possono incominciare a studiare alle medie. E voglio spiegare un pochino una cosa in un certo senso molto semplice, molto fondamentale. E quindi incomincio dai numeri naturali, non primi, diciamo, questi che conosciamo tutti. Quindi mi rivolgo veramente a chi non ha visto la matematica da tanto, tanto tempo. Naturalmente c'è questa rivoluzione dello zero. I numeri negativi ci siamo abituati, certo, lo zero è stata un'enorme rivoluzione. Poi diciamo, beh, ci sono altre cose a cui siamo abituati, a dividere i numeri, questo siamo abituati, si chiamano i numeri razionali, un mezzo, un quarto, un ottavo, li sappiamo ordinare, sappiamo chi è più grande, chi è più piccolo, sono numeri molto familiari, sono operazioni che facciamo continuamente. E tra l'altro quello vi volevo avvertire è che sarà brevissimo quello che vi sto per dire, quindi, diciamo, rassicuratevi. però diciamo, la prima cosa... Primo numero inusuale, di nuovo è stato detto numeri e geometria, viene dalla geometria, non c'è niente da fare, diciamo, perché c'è il teorema di Pitagora che noi conosciamo benissimo, questa figura familiare, straordinaria, anche questo ha rivoluzionato il mondo, e questo qui ci introduce un altro numero, che non è con nessuno di quelli lì che vedevamo prima, la radice di 2. E la radice di 2 non sappiamo definire in altra maniera, direi, è la lunghezza di questa ipotenusa, non c'è altra maniera di radice di 2, insomma. È illusorio, uno può incominciare a calcolarla. E da un certo punto di vista è giusto farlo, perché bisogna saper approssimare, saper fare le cose, però non c'è niente da fare. La radice di 2, l'unica proprietà che ha è che il suo quadrato è uguale a 2. Oppure che è quell'ipotenusa lì, uno la disegna e la calcola, basta. Cioè, perché, insomma, sì, uno può dire, insomma, in che senso
la radice di 2, sì, cioè uno può calcolare un po' di cifre decimali, anzi, anche volendo, diciamo, può continuare, diciamo. Ma no, è una forma di conoscenza, senz'altro, questa qui, diciamo, però, diciamo, e diciamo si può continuare così. Il c'è punto è che si continua, si continua, ma senza sapere come. Cioè, non è che uno dice poi come finisce, no, perché appunto quel numero su cui Francesco metteva la barra, poi dopo sapevamo che si ripeteva dopo la barra uguale a se stesso, questo non sappiamo niente. Se mi chiedete, se chiedete naturalmente a uno pratico, diciamo, di calcolare primo milione di cifre, lo fa. Dipende anche dai costi, diciamo. Comunque, sì, è una cosa analoga, fece un gruppo, come mai? Ah. Sì, quindi dicevo, ci sono questi numeri nuovi, un altro numero che non appartiene ai numeri razionali, che non è come quelli di prima, è il pi greco. Il pi greco di nuovo lo conosciamo geometricamente, dobbiamo fare una ragione, se lo moltiplichiamo per il diametro viene la circonferenza, lo conosciamo così, diciamo. E quindi ci sono questi numeri, si chiamano i numeri reali, che incominciamo a mettere in ordine, perché la radice di 2, no, è utile calcolarla un po', perché uno sa dove piazzarla, diciamo, uno la piazza, diciamo, pi greco, uno la piazza, 3,14. E naturalmente viene una prima astrazione che dice i numeri sono tutti lì, ecco, sono questi qui, li mette su questa retta, li ordina, ci sono questi qui, questi rossi sono quelli a noi più familiari, sono quando si dividono due interi, sono i numeri negativi, 0. Poi qui c'è la radice di 2, qui pi greco. Oh, interessante vedere che questi numeri qui, un ottavo, un quarto, sono... Uno fa un sedicesimo, ma lì poi fa un trentaduesimo, sempre più piccolo, sempre. Questi numeri rossi stanno dappertutto, sono tantissimi, stanno ovunque, ma pure questi, anzi, questi qui stanno di più, diciamo. Sembra di là, però diciamo li battono. E questi qui e questi qui non hanno nulla a che fare loro due, sono di due famiglie diverse. Però ci siamo abituati che li mettiamo tutti qui e diciamo qui c'è un numero, questa è l'astrazione nostra, diciamo che lì c'è un numero. Quindi molti li conosciamo direttamente, ma molti no, e molti solo per le proprietà geometriche che hanno. Ma sappiamo che esistono, senza sapere veramente cosa vuol dire che esistono. E qui viene una rivoluzione che viene fatta da un gruppo di italiani, un gruppo molto notevole, anche di personalità. Sono Tartaglia, Cardano, Bombelli e Scipione del Ferro. Pieno Rinascimento. Un po' prima, prima della Controriforma. Di Raffaele Bombelli e di Scipione del Ferro, sì, di Raffaele Bombelli non c'è una riproduzione attendibile, ce n'è una che si vede ma non è attendibile. Tutta gente che faceva le cose più diverse. Niccolò Tartaglia, si chiama Tartaglia perché gli avevano smaciullato la mascella durante l'assedio di Milano contro Barbarossa, tipi energici. Gerolamo Cardano era un medico, soprattutto medico, un tipo poco raccomandabile, diciamo, violento, col figlio ancora più violento di lui, che ha ammazzato uno. Poi lui ne ha fatti di tutti, ha fatto l'oroscopo a Gesù Cristo, quindi l'hanno scomunicato, poi è diventato il medico del Papa, insomma, 500, quindi epoca di questo genere qua. Giocatore di carte, ed è lui che ha introdotto la probabilità, è lui che le prime cose di probabilità sono dovute a Cardano. Bombelli era un ingegnere, si occupava di paludi. Scipione del Ferro era l'unico che era più accademico degli altri, diciamo, ha sempre insegnato, diciamo, non matematica. Tutti e quattro si detestavano, diciamo, come non si sopportavano.
Però Cardano dice che secondo lui era Tartaglia, per cominciare onestamente, però è Cardano, il genio è Cardano. E loro prima abbiamo visto l'equazione quadratica, quella di Pitagora, bellissima, e loro studiano quella cubica. Studiano quella cubica ispirandosi a della matematica iraniana che era stata tradotta in greco e cercano le soluzioni di questa equazione cubica e nel fare questo giocano con un oggetto che è un oggetto magico, strano, che loro usano continuamente senza sapere veramente che cos'è, ma continuamente lo usano e poi alla fine lo nascondono. Alla fine non fa niente. Alla fine tutto viene con i numeri normali, però loro questo oggetto lo usano. È una cosa molto, è una cosa che succede in matematica. Quello che noi stiamo facendo adesso, la matematica che viene dalla teoria delle stringhe e che molti di noi frequentano, usa un oggetto che è l'integrale funzionale, che è un po' la stessa cosa, non sappiamo perché funziona, insomma, lo usiamo senza veramente sapere che cos'è. E loro che cos'è che usavano? Usavano una cosa che non è un vero e proprio numero, la radice quadrata di meno 1. La radice quadrata di meno 1 è chiaro che fa ribellare qualsiasi, perché uno dice, ma uno non lo può piazzare in quella retta, perché uno lo sa benissimo che quando fa un quadrato c'è un numero positivo. Anche se fa meno 3 al quadrato viene 9, insomma. Quindi la radice quadrata di meno 1, eppure loro lo usavano continuamente. E alla fine le cose gli riuscivano. E lo chiamarono appunto un numero immaginario, con i. E lo usava. E quindi c'aveva solo una proprietà questo i, che i al quadrato è uguale a meno 1. Vabbè, che non è diverso dalla radice di 2, cioè se uno accetta questo fatto, la radice di 2 l'unica cosa che sappiamo, è inutile, l'abbiamo capito, l'unica cosa che sappiamo è questo quadrato da 2, non è scandaloso pensare che c'è una cosa, cioè, il suo quadrato da meno 1, uno lo usa. Ci sono voluti 200 anni e un cartografo, Caspar Besser, era pure matematico ma soprattutto cartografo, danese, per capire, per dare una rappresentazione di questi numeri. Lui ha fatto, era cartografo, quindi era, si capisce, no? Quello che state per vedere si capisce. Là. che deve fare? Prende, dice, va bene, io metto qui tutti gli immaginari, i, 2i, 3i, beh, è chiaro che se c'è i c'è anche 2i, c'è 3i, c'è 4i, c'è radice di 2 per i, c'è, e questi li metto tutti qua sono là. Questi altri reali li metto qui, così ho risolto il fatto che l'immaginario non sta qui, lo metto da un'altra parte, e poi, vabbè, è chiaro che ci saranno dei numeri misti, ci sarà radice di 2 più 3i. Tutti questi qui saranno numeri misti. No, la cosa incredibile. La cosa incredibile è che non ce ne sono più di numeri. Cioè, sì. Dici, vabbè, ma dici, allora così come questi qui hanno creato radice di meno u, adesso me ne faccio un altro. No, no. I numeri sono tutti qui. Non ce ne sono altri. È il teorema fondamentale. Cioè, non ce ne sono altri. Ci sono altri sistemi numerici, altre cose, i numeri, modulo, i numeri così, che contengono i numeri reali, i razionali, è il più grande di tutti. Oh, allora, naturalmente uno deve operare su questi numeri, è semplice, cosa molto semplice. Prima cosa, come si fa a sommare? È semplice, se uno ha due numeri complessi, adesso sappiamo che sono due punti del piano, z e w, li voglio sommare, faccio il parallelogramma, questa è la somma. Facile, facile, facile. Li voglio moltiplicare? Sembra più complicato, ma in effetti non lo è. Prendo z, prendo w, li voglio moltiplicare. Z c'ha un angolino qui, questo c'ha un angolino qui, sommo gli angoli e moltiplico le lunghezze. Là. E con questo qui uno fa tutte le operazioni che vuole. Ripeto, cose e giochi che si possono fare alle medie
con enorme divertimento e con questo è quello a cui io penso. È chiaro che c'è dietro di me c'è quello che faceva, cioè dietro quello che penso, c'è quello che ho imparato quando stavo, ero allieva di Emma Castelnuovo, questo è ovvio. Quindi voglio dire, no, riprendiamo un attimo l'equazione di Pitagora. La quadrata più b al quadrato qua c'è il quadrato, è molto importante, ovunque importante. E ci sono molte soluzioni intere. 3, 4, 5 fanno questo. 3, 4, 6, 3 al quadrato, 4 al quadrato, 5 al quadrato. 9, 16 e 25. Pure questi. Là. 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 E via dicendo. Cioè, ce ne sono una marea. Sono una marea e naturalmente, vabbè, diciamo, abbastanza tipico dei matematici, dice, vabbè, scusate tanto, ma A al cubo più B al cubo uguale a C al cubo? L'equazione di Fermat, A alla N più B alla N più C uguale a C alla N. Proviamo a risolvere queste, ce ne sono tante di quelle, quelle che si chiamano le terne pitagoriche, ce ne sono, proviamo queste qui. Gli svizzeri sono molto fieri, diciamo. Questa è Pitagora, poi la prima, la quarta più B alla quarta, c'è la quarta, eccetera, eccetera. L'ultimo, il cosiddetto ultimo teorema di Fermat, che lui annunciò nel 1637 senza dimostrarlo, è che per n maggiore o uguale di 3 non ci sono soluzioni intere positive di questa equazione, mentre di quelle terne pitagoriche, se noi vogliamo risolvere A al cubo più B al cubo uguale a C al cubo con tre numeri interi positivi, non ce ne sono. Questa cosa qui ha richiesto una massa di matematica incredibile. L'hanno alla fine risolta Andrew Wiles e Richard Taylor, e Wiles aveva lasciato un piccolo buco nella sua dimostrazione, neanche tanto piccolo. Comunque, lui e Richard Taylor l'hanno finita nel 1995, sono loro, due simpatiche persone. Quanto è lunga? Come? No, non è la lunghezza, no? Si è anche accorciata rispetto a quella originale. Dunque, ma no, è la massa di matematica che usa. È la massa di matematica che usa. Non voglio dire i nomi perché sono per l'appunto, come ho detto prima, i nomi degli oggetti. Diciamo. Riprendiamo un attimo, al quadrato più al quadrato uguale a c al quadrato. Beh, diciamo, questa è un'operazione che credo sappiamo tutti fare. Dividiamo per c al quadrato e abbiamo questo. Quindi, quelle soluzioni che diciamo 3, 4, 5, adesso sono diventati 3 quinti, 4 quinti, no? Questo è 5 tredicesimi, 12 tredicesimi, chiamiamo A, B, C, poi dividiamo, no? È una semplice operazione. E possiamo tornare indietro, cioè, da ogni soluzione di questo genere c'è una soluzione di questo genere. Cioè trovare le soluzioni razionali è come trovare... Questo è semplice. 7, 20, 24. Cioè, trovare queste cose qui o qua. Però c'ha un piccolo vantaggio geometrico. Ora, io non è che voglio minimamente dare neanche un'idea, perché non è, sarebbe completamente fuorviante, però vi voglio dire perché 2 è differente da 3 e da tutti gli altri. Questo sì. Perché quando vedete questo qui, allora voi che cosa state chiedendo? State chiedendo, prendo questa equazione qui, x al quadrato, y al quadrato uguale a 1, e voglio trovare x e y, questi qui sono i numeri razionali, no? Questi numeri semplici, che sono divisioni di te, che risolvono questa cosa qua. Ma questo è un oggetto familiare, perché tutti noi sappiamo che questa qui è l'equazione di un cerchio. Questa l'abbiamo visto 100.000 volte, ce lo ricordiamo, è bene ricordarselo. Eccolo qua. Vi ricordate i numerini rossi che c'erano nella retta, che stavano dappertutto? Beh, questi numerini rossi adesso, qui c'hanno una coordinata qua, questi pure stanno dappertutto. Sono questi numerini qui. Questi numerini qui stanno dappertutto, non c'è modo di scamparli. E in effetti questo cerchio non li scampa. Ce ne sono tantissimi su questo cerchio. Eccoli là, tutti questi qui stanno lì dentro.
tutti questi, lui non può evitarli. Naturalmente se uno guarda le curve, fa la stessa cosa con le curve di Fermat, x alla n più y alla n uguale a 1, la stessa cosa, no? Come uno divide per c alla n, no? Con n pari, per esempio, uno ha questa curva. Con n dispari, per esempio, c'ha questa curva. Vabbè, allora, vediamole queste curve. Queste curve, una è fatta, sono facili da disegnare. Uno fa, per esempio, questa curva qui, si disegna così, è come un cerchio che l'hanno un po' abbottato qua, diciamo, da queste parti qua, va bene. E più n è grande, più la botti, va bene. E questo qui, invece, con n dispari, invece appaiono così, va bene? Appaiono così. Oh, questi qui evitano tutti questi punti rossi, cioè ci vuole un'abilità notevole, diciamo. Cioè uno dice, ma come fa? Ma come, questi erano dappertutto? Questi, e il cerchio era... niente, non ci passano. Che, se, almeno una cosa vi vorrei far capire, qual è la differenza tra n uguale... Cioè questo qui sembra veramente un cerchio, no? È molto simile a un cerchio. Cioè, sta lì, dice, ma perché mai deve... Cioè, è vero che è simile, non c'è, almeno questo voglio farvi capire. Sì, queste sono tutte curve piane, sì, P di X, Y, c'è cioè un'equazione, no? Scriviamo così noi, per non sprecare tempo, no? Per stare a scrivere X alla quarta, X alla terza, X alla... Chiamo P di X, Y. Quindi una curva piana è data da un'equazione... E così uno si fa il disegno di questa curva piana. Eccolo qua. Oh, prima avevamo visto che c'erano i numeri complessi. Se uno cercasse x e y complessi, cioè, invece di guardare al grafico di queste soluzioni, se uno guardasse al grafico delle soluzioni complesse, è difficile da immaginare perché gli assi sono diventati due piani. Ma qual è il grafico? Quale cosa rossa ci metto qua? Come è fatta questa cosa? Se voglio vedere, perché è chiaro che gli assi non sono più gli assi reali, dove stanno i numeri, ci sono i complessi. I complessi li scrivo così. Va bene, ecco quello che vediamo. Prendiamo questa equazione, complessa adesso. Quello che vedo, dov'è? Eccolo qua. Non proprio, ci manca qualche punto, ma non fa niente. Nel piano complesso questa qui, che avevamo visto come un cerchio, diventa una sfera in questo spazio fatto così. E questo qui? Che prima sembrava molto simile, no? Sembrava quel cerchio abbottato. La quarta, giusto, hai ragione, sembrava quella e quell'altra, quella serpentina. Eccolo qua. Diventa questo, una bellissima ciambella. E il cerchio abbottato? Diventa questo. Pazzesco. Cioè, almeno vi rendete conto che c'è una fondamentale differenza tra questi due. Questi hanno un buco, molto differente, non lo vedevate prima, solo andando nell'ambito complesso. Queste cose le ha capite quello di cui parlava Francesco, che è tipo notevole, cioè non è arrivato a 30, a 40 anni. 40? Sì, no. Sì, 40. Non è arrivato, no. Se mi pare, diciamo. Se faccio bene i conti, certo, numeri e geometria, io so per la geometria però, la sottrazione. Allora, pochi, insomma, non è importante la precisione, no? No? Ed è, diciamo, vedere queste cose, avere questa, a un certo punto quando vengono queste, quando uno si accorge che ci sono cose... del tipo della teoria dei numeri o della geometria, queste superfici, le equazioni, le soluzioni, che vengono insieme, uno incomincia a vedere una certa unità nelle cose. Questo è chiaramente uno dei momenti più emozionanti della matematica. E vorrei finire
leggendo una cosa molto curiosa, perché vi sto per leggere una frase, e c'è un mio amico studente, ex studente, che mi ha portato un libro che lui ha tradotto oggi, mi ha regalato questo libro, lui si chiama Nicolò Argentieri, che è metà matematico e metà filosofo, che mi ha portato oggi il libro che io sto per citare, una frase della quale sto per citare, lui l'ha tradotto. Che cos'è questa? Casualmente. Casualmente. Dunque, questo qui spiega questa, spiega meglio di qualsiasi altra cosa il tipo di cose che noi proviamo. Che cos'è? È una lettera, è parte di una lettera, e Nicolò traduce tutta la lettera, è parte di una lettera che André Weil scrive a sua sorella Simone. André Weil è uno dei più grandi matematici del secolo scorso, morì a 90 anni, sua sorella morì a 34-35. E questa qui, tipi tutte e due molto curiosi, molto vivaci, tutte e due normalisti, raffinati, coltissimi. Simone voleva sapere che cosa faceva il fratello e aveva abbastanza strumenti per capire, diciamo. E allora il fratello gli scrive questa lunga lettera, che poi è bello perché non gli scrive di matematica, cioè senza timidezza, diciamo, non è che la tratta, diciamo, con discendenza, diciamo, gli scrive quello che lui sta facendo. E a un certo punto dice questa frase che descrive quello che proviamo. Questa è da una lettera di André Weil a sua sorella Simone. Dice: allo stesso modo nel 1820 i matematici Gauss, Abel, Galois, Jacobi si facevano guidare con angosce e delizie dall'analogia tra la divisione del cerchio, un problema geometrico, un problema di Gauss, e la divisione delle funzioni ellittiche. Oggigiorno mostriamo facilmente che sia l'uno che l'altro problema danno luogo a delle equazioni abeliane. Abbiamo la teoria delle estensioni abeliane. È finita l'analogia. Sono finite le due teorie. Finiti quegli inquietanti e deliziosi riflessi tra l'una e l'altra, quelle carezze furtive, quegli inspiegabili disaccordi. Abbiamo ormai, purtroppo, una sola teoria la cui maestosa bellezza cessa di commuoverci. Nulla è più fecondo di quelle carezze leggermente adulterine. Nulla dà più piacere allo studioso, sia quando ne sia partecipe che quando le contempli retrospettivamente dal punto di vista storico. E tutto ciò non è mai disgiunto da una certa melanconia. Il piacere viene dall'illusione e dallo scompiglio dei sensi. Finita l'illusione, ottenuta la conoscenza, si raggiunge al contempo l'indifferenza. Questo credo che descrive quello che noi facciamo. Una volta che abbiamo fatto qualche cosa, ci sembra banale. Siamo tornati da dove eravamo partiti. Allora, ci sono delle domande? Abbiamo, credo, qualche... Sì, abbiamo qualche minuto in cui possiamo... Allora, lì c'è... Ci pensa lei? Sì, grazie. Buonasera a tutti, il mio nome è Baldassar Delia. Vorrei ricordare brevemente anch'io la professoressa Emma Castelnuovo, che insieme alla professoressa Liliana Gilli e Lidia Mancini Proia alla metà degli anni 70 promossero un rinnovamento del curriculum matematico. Mi farebbe piacere, che ebbe successo però solo nella scuola elementare dal punto di vista politico burocratico, purtroppo fallì per la scuola media. La mia congettura è che se nei risultati PISA la scuola elementare è andata molto meglio della scuola media, ciò sia dovuto al successo che questa ricerca ha avuto negli anni 70. Mi farebbe piacere che nella podcast tega di Rai 3 ci fosse una traccia udibile di questa storia, che è interessante. Cioè che se ne parlasse. Sì. La mia domanda è un po' banale, non so se non è un segreto militare, sarei curioso di sapere quanto è lungo o in bit o in base 2 o in base 10 il più grande numero primo che è stato
trovato o calcolato. Fino ad oggi. Francesco. Francesco può parlare. Comunque io devo dire non sono aggiornato. L'ultima volta che ho letto questo elenco era sempre il 2013. E c'è una grande difficoltà a produrre numeri primi molto grandi e per questa ragione se ne scelgono di particolari, di numeri primi che hanno forme molto particolari. In linea di massima sono sempre numeri, si chiamano numeri di Mersenne, sono numeri primi che quando si scrivono in base 2 sono sempre uni. Quindi sono numeri che si scrivono del tipo 2 elevato a un altro numero primo meno 1. Ecco, il più grande che io conosco mi sembra che è dell'ordine 2 elevato a un numero dell'ordine del 160.000 meno 1, quindi 2 alla 160.000 circa meno 1 è il più grande numero primo di cui io sono al corrente. Adesso il numero preciso non me lo ricordo, però quindi stiamo parlando di 160.000 bit, credo che questa sia la dimensione corretta, però mi posso informare, devo dire, non sono preparato. Vabbè, su ci possiamo, abbiamo avuto un'idea. Altre domande? Una curiosità sul piano, diciamo, di rappresentazione dei numeri complessi, che normalmente viene denominato piano di Arghangaus, mentre invece ho scoperto stasera che è stato un cartografo svedese, e volevo capire come mai c'è, insomma, questa, perché è conosciuto sotto questo nome, viene insegnato sotto questo nome, insomma. Cioè, capi in matematica che uno fa una cosa e l'altro si prende il merito, io quello che ho letto che è stato lui in effetti il primo. Poi è chiaro che chi l'ha capito, il matematico, è ovvio che è Gauss. È ovvio che Gauss è quello che ha capito profondamente che Gauss era un colosso, diciamo, e immediatamente probabilmente, non c'è dubbio, però perché dimenticare il povero Wessel? Ancora? Eccolo lì. Buonasera, mi chiamo Greco. Volevo solo chiedere i collegamenti fra i numeri primi e la crittografia. So che c'è qualche collegamento, sono utilizzate appunto per quello. Beh, ci vorrebbe un'altra mostra addirittura, oltre che un'altra. Dunque, forse io rispondo così, me la cavo in questo modo. In crittografia spesso si basa la sicurezza della trasmissione utilizzando un problema matematico molto difficile da trattare. Allora, che cosa intendo dire con questa frase? Intendo dire che per captare il contenuto di un messaggio che qualcuno ha cifrato e quindi ha completamente rivoluzionato, uno deve risolvere un grande problema matematico. Adesso c'è un grande problema matematico che ha a che fare con i numeri primi, che è il problema della fattorizzazione dei numeri primi, di cui non si conosce una soluzione, diciamo, algoritmicamente accettabile. E la difficoltà nel trovare questa soluzione difficilmente algoritmicamente accettabile è collegata con la capacità di decifrare questi messaggi. Questo è uno dei sensi in cui la teoria dei numeri primi si applica in crittografia. Però ce ne sono molti altri. Per cui se si risolvesse non sarebbe più utilizzabile in crittografia. Esattamente. Dovremmo trovare un altro problema matematico molto difficile. Ce ne sono anche altri, ci sono molte proposte, diciamo. Okay. Però qui, insomma, sì. Allora si va a lunga. Va bene. Ancora? Eccolo. Sono un ingegnere. Questa lettera di Weyl alla sua sorella Simone conferma collegamento esista tra la cultura scientifica matematica e la cultura cosiddetta classica.
Quel povero matematico Enriquez, credo che si chiami, intorno al 1910, giù di lì, voleva fare un convegno su questa roba e Croce e Gentile lo distrussero. Mi sapete dire qualcosa su questo argomento? Ma sì, diciamo, intanto a me viene in mente, a dire la verità, per associazioni di idee, anche se non rispondo direttamente, mi viene in mente sempre, cioè ci sono persone di intelletto, intellettuali, eccetera, che uno sente, magari alla televisione, alla radio, che dice io di matematica non ci capisco niente. È una vergogna assoluta, è un'assoluta vergogna, è come se uno andasse e dice io Dante, chi ne so chi è? Platone, chi ne so chi è, diciamo. Cioè, ma eppure queste affermazioni si fanno spudoratamente. Questo qui, diciamo, non c'era forse questa categoria di persone nel 500, nel 400, però questo qui non... Vasari, quando parla di Piero della Francesca, dice il matematico Piero della Francesca. Dürer era un matematico sopraffino. Cioè, questa ignoranza matematica non è dovuta alla complicazione della matematica. Tutti dicono è troppo, non è vero, non è dovuta a questo, è dovuta a pigrizia. È che la matematica costa fatica, una fatica pazzesca. È più facile dire stupidaggini. Quindi questa, su che cosa? Stupidaggini? Su tutto. Esatto. Sì, sì, esatto. Hai ragione, Maria, esatto. Giovanna, hai ragione. È l'esibizione, cioè senza vergogna. Sì, sì. Sì. E in effetti, no, Simone certamente capiva molte delle cose. Riguardo Enriquez, lì c'è effettivamente, riguardo alla questione di Enriquez, è stata una lotta filosofica molto forte, diciamo, tra l'idealismo e il semipositivismo di Enriquez. E effettivamente, diciamo, che ha avuto il suo riflesso addirittura architettonico, diciamo, l'istituto matematico non è centrale, è a un lato bellissima architettura, diciamo, modernista fatta durante il fascismo, però da un lato la matematica non era centrale, non è una cosa centrale nell'università, mentre la matematica è centrale. Era un gran tipo Enriquez, era anche un caratteraccio infame, diciamo, ma insomma. E allora possiamo intanto ringraziare Francesco Pappalardi e Enrico Arbarello, ringraziare voi che siete stati qui, e concordo con la professoressa Garroni che la cosa non è tanto ammettere di non sapere, ma pensare di poterlo dire come una qualità, insomma, no? Cioè nessuno di noi andrebbe dicendo, come diceva, bah, io non capisco proprio niente della lingua italiana, no, magari uno dice, beh, certo, non sono un esperto. Questo è davvero l'elemento che fa la differenza. Grazie di essere stati qui. Prossimo giovedì c'è l'ultimo incontro dedicato alla matematica e alla realtà, che è un po' una continuazione di quello di cui abbiamo parlato oggi.